Sono circa 200 in provincia di Teramo gli autisti e assistenti di scuolabus rimasti senza lavoro, senza stipendio e soprattutto senza cassa integrazione. Non è solo il Covid la causa di questo disastro, piuttosto la discutibile scelta della ditta privata che ha in appalto il servizio di applicare contratti che scadono e che vengono rinnovati ogni 3 mesi. Una modalità questa che non permette ai lavoratori di usufruire degli ammortizzatori sociali e che li lascia sul lastrico. La CGIL di Teramo, insieme agli autisti e agli assistenti di scuolabus, hanno protestato davanti alla sede della prefettura. Secondo lei è regolare assumere questi lavoratori 3 mesi per 3 mesi? Sicuramente si potrebbe fare di più. Io credo che bisognerebbe regolarizzare questi lavoratori almeno con assunzioni per tutta la durata degli appalti. Io credo che questo è uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme. Credo in primis le amministrazioni comunali. Quando danno in appalti certi servizi devono essere previsti certe garanzie, certe tutele per i lavoratori. Una stortura che come si potrebbe sanare? Ma io penso che il governo e il Parlamento debbano immediatamente intervenire per sanare questa stortura a carico di persone e lavoratori che già vivono una condizione di precarietà, con stipendi molto bassi, molto ridotti, e quindi questa vicenda che coinvolge ovviamente tantissimi lavoratori abruzzesi e italiani vanno ascoltati dal governo, e il governo insieme al Parlamento deve intervenire. Noi a livello regionale faremo una proposta verso i parlamentari abruzzesi affinché si facciano carico di questa vicenda. Alla fine degli anni 90 a Teramo il servizio scuolabus era gestito direttamente dal comune, che utilizzava i propri dipendenti. Con la drastica riduzione del personale l'amministrazione comunale è oggi costretta ad esternalizzarlo, ma è comunque solidale con i lavoratori. Cosa potrebbe fare l'amministrazione comunale per sostenere meglio i lavoratori? L'amministrazione comunale innanzitutto sposerà la posizione che oggi sta portando in piazza il sindacato, una giusta rivendicazione per chiedere che venga sanato quel vulnus che è presente nella legge di bilancio, e quindi per andare a recuperare quella che è una situazione incresciosa che si è verificata. Dobbiamo del profondo rispetto a dei lavoratori che hanno lavorato in condizioni assai complesse, che hanno consentito di poter portare avanti determinati servizi, penso al servizio scolastico e il trasporto scolastico su tutti. È giusto quindi andare a riconoscere tutti quegli strumenti, quegli ammortizzatori sociali che possano garantire una maggior serenità e tranquillità a questi lavoratori. Non può essere un errore burocratico o una dimenticanza formale a impedire loro di avere accesso a determinati strumenti.